comuni costieri della provincia di Rimini, ma non soltanto, sono stati gravemente danneggiati dall'ultima ondata di maltempo, in particolare per quanto riguarda l'erosione. Ecco, oggi si chiedono in tanti, il governo può andare loro incontro, può aiutarli? Io credo che questo sia un obbligo da parte del governo, da parte della regione, da parte della provincia, cioè di tutte le istituzioni interessate, per due motivi. Uno, perché comunque questo è un territorio che va salvaguardato dal punto di vista ambientale e per questo credo che nei fondi che noi stiamo reperendo per il finanziamento del prossimo piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, 7 miliardi in 7 anni, saranno compresi anche i fondi per la zona costiera romagnola. In secondo luogo perché è indispensabile per l'economia nazionale rimettere in funzione nel più breve tempo possibile queste zone. Il turismo italiano, una parte del turismo italiano proviene proprio da queste zone, dalla costa adriatica, quindi credo che sia un interesse nazionale agire nel più breve tempo possibile. Prima parlavo di un piano settennale, 7 miliardi in 7 anni, 600 milioni di questi 7 miliardi sono già stati stanziati 2 settimane fa e andranno a finanziare prioritariamente le grandi aree metropolitane del nord. Altri 600 milioni verranno stanziati in tempi brevi e andranno più diffusi sul territorio. Poi ci saranno altri 4 miliardi che si vanno ad aggiungere a 2 miliardi che sono già disponibili e sono già impegnati proprio sui fondi di coesione territoriale. La somma appunto da 7 miliardi e il piano che stiamo facendo con le regioni è di questo ammontare. È previsto anche un tavolo istituzionale da affiancare agli aiuti locali provenienti dalla regione? Ma il mio ministero ha un'interlocuzione molto buona con il presidente Bonaccini e con l'assessore all'ambiente Paola Gazzolo. Credo che quello sia già una garanzia per poter determinare gli interventi da fare. Poi qualsiasi interlocuzione con le realtà locali è sicuramente ben accetta.